Oggi sono qui con... Ciao, sono Cleo! Cleo! Vi ricordate di me su YouTube? Cioè, guardate chi vi abbiamo riportato. Se come noi siete arrabbiatissimi del fatto che non fa più video su YouTube... Sono tornata momentaneamente su YouTube. Che regalo che vi abbiamo fatto! Ma poi non solo Cleo, siamo proprio a casa sua. È vero? Quindi ci ha prestato un angolino del suo salottino per fare i brevi e bocci inverno 2023. Eh sì, dall'inizio di quest'anno io e la mia amica siamo tornate costantissime con i brevi e bocci. Troverete ogni mese sul nostro profilo dedicato al The Beauty Office, sia Instagram che TikTok, trovate tutti i link giù nell'info box, i preferiti e bocciati del mese, con due preferiti e un bocciato, mentre a stagione, quindi ogni tre mesi, faremo tre preferiti e un bocciato, ma sempre con un ospite speciale. E quindi tu inauguri proprio la stagione 2023 dei preferiti e bocciati. Non vedo l'ora. Ovviamente inizierà l'ospite. Ah, ok. Così, di botto. Di botto. Iniziamo con un preferito. Ok. Come categoria abbiamo detto beauty quasi generale. Ok, partirei dal make-up, un classico, che poi noi come al solito non sappiamo quelli dell'altro. No, esatto. È una sorpresa. Parto con, in realtà, una cosa famosissima. Ok. Perché è la cipria in polvere libera di Huda Beauty. Ma per me è una novità perché io non ho mai fatto baking in vita mia. Nemmeno ho iniziato ai tempi. Mai, perché ho la pelle secca e quindi ho sempre avuto questa paura che il baking mi andasse proprio a seccare tutto. Poi invece con questa powder ho iniziato a provarci e in questi ultimi mesi finalmente anche io faccio baking. Ho superato questa paura. Sì. Questa poi è super sottile anche come polvere, quindi è perfetta anche perché ha la pelle un po' più secchina. Sì. Tu che colore sei? Mi piace Pancake perché quella più chiara mi va tanto tanto a schiarire, quella bianca. Mi piace anche quella di Laura Mercier, la devo menzionare perché queste due, Laura e Huda, sono le mie preferite. Adesso è andata tantissimo la versione rosa. Esatto. Non ho, cioè, l'ho provata ma la voglio abbinare con il correttore rosa che adesso sta andando anche virale. Io provare, e voglio fare questa cosa. Ma sapete, ieri sera cosa mi è capitato mentre scorrevo per addormentarmi, ovviamente? La tipo, come si dice? Comparison. Sì, esatto. Okay. Tra cipria rosa e cipria celeste. Quindi già stanno... Cipria celeste. Cosa fa? Era una ragazza coreana che la rosa praticamente diceva che era molto bella perché andava ad unire anche il blush con la zona del contorno occhi. La celeste bright, completamente super illuminante. Però è solo sulla pelle chiarissima. Cioè già su di te il celeste sulla base. Non credo. Però la proveremo. Sì, per i TikTok, per qualcosa certo, si potrebbe per una provare. Risata. Tra l'altro troverete qui sotto i link di tutti i prodotti che riesco a trovare che menzioniamo e ovviamente i link dei social di Cleo, compreso YouTube, perché pure non si sa mai, never say never, i video ci sono. Ok, vai amica, vado io. Okay. Tu sei la seconda ospite, è questo vero. Video, vai. Allora parto con una cosa di cui veramente non posso più fare a meno. Da quando ho provato per la prima volta il setter CEO di Mulac ho detto ok, ho trovato il setting spray della mia vita. Io lo sto dicendo a rotazione in questi giorni, ho scoperto di avere proprio la pelle secca, mi si è trasformata e questo è veramente perfetto se avete la pelle secca in generale, se avete problema con i fondotinta o la base troppo cakey, perché questo è un setting spray bifasico. Io credo di essere già tipo qui, infatti devo assolutamente fare scorta. Va shakerato prima dell'uso, è anche molto bella la, scusate mi ho fatto un bagno nel frattempo, lo spruzzo diciamo, perché è super delicato, quindi va a idratare bene la base, la rende un po' più dewy, però non vi trovate con le chiazzette d'acqua. Quella era la mia paura quando ho saputo che c'era olio anche. Invece poi quando l'ho provato no, questo lo devo provare io invece. Non l'hai mai provato? No, perché c'è di Rare Beauty una cosa simile. C'è uno spray bifasico, il suo mi piace tantissimo, quindi proverò allora anche questo. Allora ti piacerà anche questo qui. Ha questo odore di Coca-Cola. Infatti è pazzesca questa cosa, sa proprio di Goleador alla Coca-Cola. È particolarissimo perché di solito non si trova questa profumazione nei prodotti make-up. Allora sono indecisa su quale tirare fuori per primo, ma tirerò fuori quello che mi voglio ripassare. Ah, quindi qualcosa per le labbra. Ah, che bello, che felice. Mi
menzioniamo questo brand che, diciamo, ogni tanto è un po' sottovalutato, secondo noi, perché si concentra molto magari sui mascara ed è Tarte o le palette, ma ha una selezione di prodotti che a noi fa impazzire, di basi, di prodotti labbra, forse vengono più sponsorizzate altre cose. Sì, è vero. Vi giuro, cioè, noi adoriamo. Questo qui è il Maracuja Juicy Lip, l'ho scoperto da poco, è una scoperta abbastanza recente e l'ho fatta grazie a Debs, poi scoprirete. Io non l'ho mai provato. Non l'hai mai provato? È veramente juicy, cioè il nome è proprio giusto. Senza specchio, vado... Sentimento. Sì, allora... Cioè, guarda quanto è specchiato. Bellissimo. Sembra quasi un gloss. Sì. È incredibile. No, bellissimo. Va bene? Sì. Proprio live vi faccio vedere quanto è juicy. Questa è la cosa che mi ha sorpreso di più, perché con una passata è così. Ci sono tanti prodotti che invece magari vai un pochino e poi sono belli juicy. Quindi sono innamorata. Il colore in particolare è hibiscus, quindi è un pochino malva. Mi piace anche da mixare con i marroni nelle matite, tipo contorno occhi. Sì, contorno occhi. Va bene. Ok. Nelle matite marroni per il contorno labbra, ma innamorata. È proprio è tipo un lip gloss in stick. Sì, sì, praticamente sì. È comodissimo perché lo puoi tenere in borsa e è super slick. E non viaggia neanche. È vero che l'ho sempre messo con le matite finora, però non viaggia nemmeno. E questo qui me l'ha fatto scoprire Deborah. Deborah l'ha fatto scoprire Federica. Federica delle Care for You, che salutiamo. È proprio una cosa che ci stiamo passando a vicenda. Oggi vero. Sì, Cleo, devi provarlo. Lo farò scoprire a qualcun altro. Cioè, veramente, veramente bello. Un bel prodotto. Poi le cose ormai juicy, lucide, glossate, vanno super di moda e non intendono, insomma, smettere. Quindi provatelo. Se lo trovate, provatelo. Passiamo alla skincare. Questo, allora, cioè, è in giro da tanto, però secondo me se ne sta parlando di più ultimamente di questo brand. Ah. Sunday Riley, che trovate da Sephora. Allora, io mi sono innamorata. Questo è un contorno occhi, si chiama Autocorrect, ve lo devo far vedere. Lo conoscete? No, in realtà no. Allora, no, ragazzi, allora, è un contorno occhi con dentro la perla. Quindi voi lo mettete prima del make up e, cioè, non, voi non vedrete così lontano. Comunque voi lo stendete e vi illumina il contorno occhi. Se non quindi, provato prima del make up. Sì, è bellissimo, bellissimo. Anzi, tra l'altro, il make up artist del brand mi ha consigliato di unirlo al correttore. Ah, addirittura. Di mettere un pochino di correttore, un pochino di questo di fianco, mixare e per un look ovviamente più da giorno, più naturale, mettere il correttore sul contorno occhi mixato a questo. L'ho provato, è fantastico, vi illumina proprio. Tu hai anche il contorno occhi secco? Sì, tutta sì, proprio. Sì. Okay. Quindi comunque anche idratante, cioè non è che va a seccare o... Cioè è idratante e illuminante. Bello, ha una bella texture. Questo credo di averlo in mini size, devo provarlo. Sì, 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 provatelo. Comunque Sunday Riley, è vero, lo sto sentendo tanto, tanto ultimamente. E ho anche inserito qualcosa nella mia routine e mi piace, delle cose della vitamina C che mi stanno piacendo tanto. Sopra i 25 investite nella skincare. Esatto. La mia amica ha cacciato un prodotto che le ho fatto scoprire io caccio un prodotto che mi ha fatto scoprire lei, ossia il mio nuovo fondotinta preferito. Sapevo che lo mettevi e quindi non l'ho messo io apposta, perché sapevo che lo mettevi tu. Io gli ho fatto scoprire, ma l'unica che non l'ha mai provato. Eh sì, l'ho solo comprato per un video. No, devi assolutamente prenderlo, perché questo è il nuovo fondotinta di KVD, il Good Apple Foundation in versione liquida. Già apprezzavo quello compatto, però è un po' più pesante. Mi aspettavo infatti anche questo di trovarlo abbastanza pesante, invece è fantastico perché copre, lascia la pelle con un effetto demi matte, quindi opaca ma non secca, dura tutto il giorno, fondotinta perfetto per fare delle full face anche naturali. No, io non ve lo so veramente descrivere. Utilizzo la shade light 012, che forse mi dicevi è la seconda più chiara. Sì, è la seconda più chiara, che c'era, me ne è spostata sempre in negozio, non so online se ci sono altre colorazioni. Amo il packaging, è letteralmente il fondotinta più bello che io abbia mai visto. Non lo so, lo amo, bello, lo sì. amo tantissimo. Poi io che ho la pelle secca anche mi trovo benissimo. Vero? Perché avevo paura sempre l'effetto matte, che magari invece questo è top. Bellissimo. Ma comunque è media o alta? Medio alta, sì. Sì, si può stratificare, però ne basta comunque poco. Non è una di quelle cose che la mettete e dovete fare fatica a sfumarla. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è quanto si sfuma e si fonde bene con la pelle. È vero. Love it. Allora, tienilo così perché mi sono appena resa conto che il mio prossimo preferito è un po' simile come packaging. Oddio, è vero. Pure questo volevo, meno male che non li ho messi. Meno male.
Però vuol dire vi consigliamo solo cose belle, perché se tre persone esperienze diverse, anche se stiamo per entrare in una cosa, cioè in una sfera molto personale. Ah, certo, quello è vero. Infatti adesso, però sì, hanno questo packaging molto un bello, po' simile, e stiamo parlando di pistacchio gelato, che è il nuovo profumo di Caiali al pistacchio. Io onesta, quando l'hanno annunciato ho detto oddio, ecco il primo di Caiali che non mi piacerà, perché saprà di amaretto, saprà di mandorla, a me non piace il fisso pistacchio. E invece non mi sa di amaretto e di mandorla. C'è qualcuno che la sente? Perché ne parlavo. No, io no. Io no, zero proprio. Qualcuno ce lo sente? Io veramente no. Qui dentro ci sono anche scritte alcune delle note. Ovviamente oltre al pistacchio c'è nocciola, rum, panna, marshmallow e zucchero filato. Quindi sembra dolcissimo, in realtà non lo è così dolce. No, perché non so se le note di fondo, di cuore, di qualcosa sono ci sono dei fiori. E quindi è molto primaverile, sì, molto fresco. Qui un'altra differenza, ed è il mio unico contro di questo prodotto di questo profumo, è che su di me dura poco. Anche su di me, però devo dire, quello non l'ho ancora testato la lunghezza, perché l'ho spruzzato così ogni tanto questo nuovo. Però lei, proprio Mona Cattan, che poi è la sorella di Uda per chi non lo sapesse, ha detto che comunque è stato anche pensato per essere miscelato con altre profumazioni più intense, tipo vanilla. Ieri ci hanno detto al press day anche cherry, anche quello rosso. Perché essendo fruttato e questo avendo dentro delle note fiorate, riescono bene a mixare. Sì. Oddio, sono curiosissima di Beh, farlo. Beh, ci spruzziamo. Certo. Io volevo proprio dirlo questo in generale per consigliarvi i profumi di Caiali. No, se state cercando un profumo che non costa troppo, però che è praticamente come i profumi quelli lì super costosi di nicchia. Cioè, se non sbaglio sono sempre fatti made in France. Sì, anche questo qui. E comunque la Francia per i profumi si sa. Poi mi piace il pack. Sì, bellissimo. Così matte rispetto agli altri, mi piace tantissimo. E mi dispiace sempre buttare anche il pack esterno di Caiali, perché è bello pure quello. Io molto fan, devo dire, di Caiali. E quindi aspettatevi sì un profumo dolce, ma anche fresco, perché ha questa parte floreale. Secondo me è perfetto in primavera. Lo bello, amo. Bellissimo. E su Sephora ci sono tre dimensioni, quindi volendo potete prendere anche quella più piccolina per vedere se per vi provare. Piace. Sì, sì, sì. Ultimo preferito? Ok, vado. Ultimo round di prefi. Torniamo al make-up e vi faccio vedere un prodotto di Kylie Cosmetics. Lei la trovate da Douglas, sì, invece. Allora, sono molto sorpresa perché io di solito non metto i blush così chiari. Di solito io vado su quelli più malva, un po' più scuretti. Invece, e quindi quando l'ho ricevuto, questo non l'ho scelto io, l'ho ricevuto dal brand, ho detto non lo userò mai. Un giorno l'ho provato e in realtà sulle guance non è così chiaro. È perfetto per qualsiasi incarnato medio chiaro. Cioè, secondo me starà benissimo su di te. Su di te, su di me, su anche la mia amica backstage che è ancora che c'è qui dietro abbronzata. Veramente starà bene su tantissimi incarnati diversi, provatelo, perché è un colorino bellissimo, certo. Perché effettivamente sembra un po' pallidino, però non so come mai. Cioè, ha tanto colore. Sì. Vi giuro, provatelo, Pink Power. Lo sto usando tantissimo. Forse alla fine è più rosato di Winter Kiss. No, è una punta di rosa diversa, perché questo l'ho utilizzato proprio l'altro giorno. Winter Kiss è un po' più freddo, proprio tipo quel blush di Dior, quello che mi piace tanto. Sì, per scrittine. È vero, questo non è troppo freddo. Sì, cioè è un po' pastel proprio... anche. Ma è proprio, come posso dire, rosa naturale. Cioè, sì, è proprio tipo un colore naturale. Poi applicato magari che hai già il bronzer, comunque va a fondersi. Non è quel pink freddissimo sulle guance. No, è vero. Poi, vabbè, sono tutti quanti opachi questi qua di Kylie. A me piacciono opachi blush. Allora, questo è un preferito abbastanza low cost. E vi sto parlando del rossetto che ho su anche in questo momento, ossia questo Hydramatic Matte di Avon. In generale mi piace proprio tanto questa linea di rossetti, però questa shade nello specifico, ultimamente ho fatto veramente tanti viaggi e l'ho sempre avuto in borsa con me. Si chiama Hydra Mauve. Io di solito, oggi l'ho messo così al volo senza matita, però di solito mi piace utilizzarlo per fare anche delle ombre lips. E mi piace perché questi rossetti al centro hanno acido ialuronico e quindi si possono ripassare un po' come se fossero dei lip balm, con questa shade nello specifico che è molto chiara, anche senza troppo bisogno di essere precisi con lo specchio, e mantengono l'effetto di un rossetto normale ma le labbra idratate. È veramente molto molto carino.
come prodotto, cioè in generale è bello che idrata anche. Sì, 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 perché questa parte centrale che prima era bianca, prima che lo utilizzassi tantissimo, è proprio acido ialuronico e non so come fa a non essere lucido, infatti, cioè non è opaco, però è, non rimane lucidissimo. Mi piace molto, date un'occhiata alle shade, ce ne sono pure parecchie. Infatti ti volevo chiedere quante shade 17 se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, però mi sembra 17. Bello, molto rosa oggi. Sì. Il mio ultimo prodotto, penso sia la cosa più nuova che ho oggi, ed è il fondotinta di Mulac Best Face Forever della linea BFF, che hanno fatto tutta per la base. Bella la linea, ma il mio preferito proprio è il fondotinta. Quello che ha di diverso rispetto ad altri fondotinta è che non è né che va sull'opaco, né nell'idratante, anche se sì, di base è anche idratante, è proprio tipo effetto plastico elastico, cioè quando lo metto ho questa guancia che sembra tipo una Barbie. Esatto, plump. Infatti poi vado ad opacizzare le zone che non voglio che siano magari così plump, e quindi ho questo effetto plump senza aver bisogno di altri prodotti sopra. Se lo uso mi piace mettere sopra dei bronzer e dei blush in crema per non perdere questo effetto, perché ovviamente il fondotinta è la prima cosa che metti della base, quindi se ti piace molto quell'effetto bisogna cercare di avere l'accortezza di usare i prodotti dopo che vanno, diciamo, Sì. Quindi questo mi piace tantissimo. Mi piace l'applicatore oftalmico. Io sono sempre stata una fan di questi applicatori. È vero. Perché rispetto ad altri è anche difficile, a meno che non è proprio finito, fare disastri. Casino. Come tu ben sai, come tu hai scoperto stamattina, io mi sporco sempre. Mentre bevevo il cappuccino stamattina mi sono sporcato, quindi ho cambiato maglietta. Per questo io sono in estate. Noi invernali, sì. Esatto. Comunque sì, molto molto bello. Sono la shade 3 Kate, ma anche Debs sì, è la shade 3 Kate. Sì, in realtà sì, perché queste colorazioni comunque sono, secondo me, si adattano bene. Sì, ce ne sono una decina, si possono anche mixare tra di loro. Io di solito faccio 2-3, però... E io 3-4, e a breve diventerò 4. Calcolate che come coprenza, secondo me, è proprio media. Sì. Ragazzi, oh, sono no, i miei preferiti. I baci! Io sono stata sincera, Cioè, ho detto, ho preso un prodotto che ho provato, ci ho riprovato, però purtroppo, ragazzi, su di me... Alcune cose non funzionano su tutte, esatto. Normali. Vado a pescarlo, siete pronti? Oh... Senti, Che cos'è questo? È un bronzer luminoso, illuminato. Praticamente, allora, mi ispirava tantissimo il pack. Bello. Quindi si stava andando benissimo. Bellissimo dentro. Bello. Però il problema è che è super super luminoso. Non so se vedete, ma la parte di illuminante rispetto a quella di bronzer è tanta. Non è un inserto luminoso, è proprio completamente luminoso. Ho preso questa qua che non è utilizzata perché uso la shade più chiara e mi sono confusa. Comunque ho provato l'altra. E il problema di questo bronzer luminoso è che innanzitutto, se non vi piacciono i bronzer luminosi, ovviamente no, non è per voi. Ma ho notato anche, provandolo ad utilizzare, che fa un po' macchia. Ok. È un po' difficile da stendere. Forse sarà la formulazione, troppe perle, non lo so il motivo. Però io ci ho provato più volte ad applicarlo e non mi è piaciuto. Sì, non riuscivo bene a sfumarlo e tutto. Comunque in generale i prodotti che hanno più cose che vanno miscelate al momento non sempre funzionano bene, perché è normale che tu prenderai più una cosa, più un'altra, e quindi anche la cosa della macchietta forse sì. E poi essere veramente così tanto illuminante nella parte proprio bronzing non ci sta. Quindi niente, questo mi dispiace perché potenzialmente era anche bellissimo da avere lì nel mio vero bello pack. Però magari lo userò, sai cosa, per utilizzarlo comunque sul corpo d'estate. Ah, è perché vero. Con un bel pennello grosso vado sulla scollatura ed è luminoso, un po' bronzy, quindi con la bronzatura ti scurisce un po'. Poi però... è anche grosso come pack, quindi è vero, pennellone da facile. Esatto, proverò buona così idea quest'estate. Okay. Si chiama Toast Bronzy Shimmer Powder Scintillante. Metteremo tutti i nomi, esatto. Perché magari a qualcuno di voi invece piacerà. Sì, io infatti vedo che vanno un sacco questi bronzer luminosi. A qualcuno piacerà. Sì, cioè, anche quello di Zara non l'ho potuto, cioè proprio bocciato subito. Invece a me era piaciuto. Questo sempre per dirvi, ragazzi, che i bocci come i prefi sono personali. Cioè ci sta che a qualcuno una cosa piaccia e a un altro no. Eh sì.
E tu con questa consapevolezza cosa ci bocci? Il mio non può piacere a qualcuno, se no mi offendono, a scherzo. Allora, l'altro giorno ho ricevuto un pacco da Revolution e anche qui spero che i brand, insomma, non si prendano male come al solito per i bocci, perché ci sta. Ho provato, tra le tante cose, il fondotinta in Real Life Filter, scritto IRL Filter, shade F6. Questo fondotinta promette di avere un finish innanzitutto a lunga tenuta con un effetto soft matte breathable. Allora ragazzi, io l'ho provato e non solo, l'ho provato per fare un video, già non mi era piaciuto, ma l'ho anche testato parecchie ore e innanzitutto non è adatto minimamente a chi ha delle zone secche sul viso, perché tende a metterle tantissimo in risalto. Ma non solo, se avete delle parti del viso più scavate, tipo l'angoletto del naso, dove già comunque, esatto, è difficile andare a inserire il prodotto anche qui sotto il mento, lui non si inserisce nella piega, ma ve la mette completamente in risalto nella parte esterna. È stranissimo. In più segna cose che non ci sono, mette in evidenza i pori, cioè veramente veramente un brutto effetto. Sicuramente su chi ha una pelle molto giovane, senza imperfezioni, grazie, e grassa, io non metto in dubbio che possa andare bene. Però onestamente su di me, se avete qualche discromia proprio anche in rilievo, no, cioè proprio no no no. Peccato, mi dispiace sempre bocciare dei prodotti di brand famosi low cost, perché sono accessibili a tutti quanti. Però Revolution ha anche tante altre cose fighissime. Io mi ricordo che amavo il fondotinta, quello con il pennellone grosso dentro, che quello a concealer. Esatto, okay. Che sembrava un correttore enorme. Io lo amavo. Quindi piuttosto, anche quello era adatto comunque a pelli misto grasse, piuttosto vi consiglio quello, che è un OG, invece di questa nuova versione che per me non vale la pena. Io ho molta paura, perché in realtà ho fatto una box di cose low cost da provare e c'è anche questo. Magari su di me, perché c'è scritto proprio oil free. Sì. Quindi non ha oli all'interno, potrebbe essere per le pelli grasse, che tra noi tre sono, sì, ho capito di essere quella con la pelle più grassa di tutte. Io sono l'unica che il bocciato non ce l'ha qui presente, ma ve lo metterò a disposizione di schermo, non vi preoccupate, perché ultimamente ho comprato delle cose dalla linea Armocromia di Wycon, ok? E ho fatto metà viso inverno, metà viso autunno, ok? La parte dell'autunno aveva un lip plumper filler di quelli che bruciano le labbra, e a me già di base quei prodotti non piacciono, però per la scienza l'ho provato, color nocciola freddo. Ora, quando tu lo metti sulle labbra, un prodotto che comunque te le va ad ingrandire, ma in maniera irritata, no? Quindi quando ti bruciano, ti diventano rosse per ingrandirsi. Ho capito. Quindi cosa faceva? Tu ti mettevi questo nocciola freddo, ed era già, ti deve piacere, poi ti faceva il contorno tutto intorno rosso, rosso fucsia, rosato, e rimaneva questo gloss nocciola dentro freddo. Quindi è proprio una cosa che non capisco. Io già, ok, di base non mi piacciono questi prodotti, però dal lato inverno ho provato lo stesso prodotto in versione leggermente fucsia. Tu l'hai provato quello dell'inverno? Io stavo finendo all'ospedale. Sì, a parte che sono belli strong. No, è il peggiore che abbia mai provato. Cioè, cavolo, veramente anche dopo averlo tolto mi lacrimavano, cioè male, bruciano, male, bruciano, male, bruciano. Però quel colore ci stava, perché comunque si va veramente a... Sì, se uno vuole comunque, esatto, abbinato, sì, rosso e... Sì, capito, un fossetto, sì, sì. Ma invece questo nocciola che rimane dentro freddo non l'ho proprio capito, quindi non mi è piaciuto doppiamente. Anche qui mi dispiace, perché è sempre un prodotto low cost, però avete già l'altra opzione, cioè prendete magari il colore inverno se vi piace. Sì, se vi piace proprio, sì, questo tipo di il prodotto. Concetto, perché tipo io no. Cioè, gli unici che piacciono sono quelli proprio leggeri, tipo Catrice ne aveva fatto uno che riuscivo a sopportare. Ma io anche quello di Too Faced normale, devo dire che il lip injection, sì, polpa, ma non è, infatti il non dura tanto l'effetto, perché appunto non è di quelli che ti fanno male, però ci sta. Però sì, non è low cost effettivamente. Comunque parlavamo proprio stamattina con Meli di questa cosa, del fatto che, cioè, questi rimpolpanti poi alla fine hanno un effetto talmente breve, sì, che io non so se effettivamente valga la pena andare a irritare comunque le labbra per una durata così breve. Sì, perché nessuno dura tanto, no, perché è un effetto momentaneo e, sì, basta. Proprio dato dall'irritazione. Cioè, o se vai ad un evento e non metti, sì, nulla sopra, sì, vai al bagno un attimo e poi torni di là, tipo vado a rincipriarmi il naso, esatto, sì, perché per una cena ad esempio non dura, no zero, solo per magari non so fare le fotine, qualcosa, sì, un momento, un attimo. E ragazze, questi erano i nostri bocciali, i nostri preferiti. Grazie, questi video mille, come al solito volano sempre. Grazie a voi che mi avete fatto tornare su YouTube. Se siete arrivati alla fine del video, con che cosa possono
possono commentare? Cosa possono farci sapere? Oddio, io voglio sapere un loro bocciato. Vai, okay. Voglio sapere un loro bocciato. Allora, qui sotto fateci sapere un prodotto che ultimamente proprio non vi è piaciuto e anche la motivazione. Noi ringraziamo tantissimo Cleo, siamo super contente. Cleo, felicissima di averti qui come primissima ospite dell'anno. E io qui a casa mia, voi, per la prima volta. È bellissima casa di Cleo, cioè veramente, raga, non so come è possibile, è molto più bella dal vivo che dai video, dove è già bellissimo. Sì, sì, mi sembra di camminare in The Sims, cioè proprio. E tra l'altro adesso a fine video noi dobbiamo dire a Cleo che tu sei la crush di Debs da sì, sempre. Sì, io ho una grande ambizione. Lei mi vuole far diventare io un po' bimba di Cleo, sì. Ma so di non essere l'unica, quindi io come al solito vi lascio qui sotto dei video da recuperare, Instagram, TikTok e tutti i canali di Debs e Cleo qui sotto nell'info box. Correte anche sul nostro profilo TikTok e Instagram di Beauty Office, perché vi faremo vedere un preferito extra, quindi se non ne avete abbastanza di questo video, tutte e tre vi diremo un extra, correte. Io come al solito vi aspetto al prossimo video e vi mando un bacio. Bye ladies, see you soon!